Il luogo è un microcosmo unico e particolare. La corona delle montagne che lo circonda ha versanti molto diversi. Quelli rivolti verso l'esterno, che si affrontano per accedere ai tre valichi possibili, sono vari. Corrugati, aspri, profondamente segnati dagli antichi sconvolgimenti che diedero vita a queste montagne. I versanti interni, che formano il bacino, sono invece dolci, armoniosi, privi di vegetazione. Le vie di accesso lo svelano all'improvviso. La sorpresa e la meraviglia si aggiungono all'emozione per un panorama che non ci si aspetta. Sicuramente uno dei più belli dell'Italia centrale. Il luogo è magico subito, anche per chi non ne conosce la storia, fitta di antiche leggende. Qual è il suo fascino? Forse la coesistenza di sentimenti contrastanti, il senso di accoglienza e di protezione insieme al timore reverenziale, il rispetto insieme alla volontà di dominio. Una piccola comunità accoglie in un piccolo paese tutti coloro che rimangono stregati da questo luogo. Il paese, avvolto su se stesso, porta i segni dell'isolamento e della lotta per la sopravvivenza. Ora è aperto a quel turismo curioso e chiassoso, ma vitale, che lo invade e concede la breve e frenetica ospitalità domenicale o quella più lunga e silenziosa per coloro che, come gli allievi della scuola, decidono di far parte di questa atmosfera magica, di gustarne i ritmi, le luci, i colori. Il desiderio del volo sembra più naturale qui. Il desiderio di alzarsi a vedere è amplificato dall'equilibrio delle distanze. Orizzonti non così vicini da non destare curiosità e neppure tanto lontani da non potercisi misurare. Le caratteristiche di questo luogo, frutto di chissà quali fortunate e casuali combinazioni geologiche e climatiche, ne fanno la sede ideale per il volo libero, praticato a qualsiasi livello. Il microclima, le quote, i declivi, le pendenze, le piane, l'assenza di alberi, i decolli, gli atterraggi, la misura degli spazi, ne fanno un insieme così perfetto da far pensare ad una mano artificiale che ha riunito gli elementi migliori per il volo libero. Così è possibile apprendere in tutta sicurezza le prime nozioni del volo o sperimentare nella stessa sicurezza le tecniche più avanzate.
Infatti, gli innumerevoli punti di decollo situati in questo bacino naturale fanno sì che cambiamenti di direzione del vento non impediscano le possibilità di volo. La gradualità dei dislivelli rende più facile e sicuro il primo impatto con l'aria. La vasta piana sottostante garantisce anche al meno esperto una sicurezza di atterraggio, fondamentale per le prime fasi di apprendimento. In questo ambiente, la scuola inizia i suoi allievi alle affascinanti tecniche del volo libero. I corsi rappresentano una immersione totale nell'atmosfera di questi luoghi. Le lezioni teoriche si svolgono nella sede della scuola a Castelluccio e una volta terminate si esce a gustare i piaceri della vita di paese. Tutto è raccolto, misurato. Tutto è a portata di mano, anche l'emozionante vista delle piane dove in seguito si andranno a mettere in pratica le nozioni apprese a provare l'ebbrezza del primo volo. Laggiù nelle piane, a volte, si ha l'impressione di essere in un mondo lontano e sperduto, tanto è silenzioso e deserto, ma poi basta il passaggio di un gregge o la vista rassicurante del paese a ricordarci dove siamo. Quando la giornata è finita, si sta con gli amici, in allegria, per gustarsi il meritato riposo. La scuola organizza corsi per il conseguimento dell'attestato di idoneità al volo, con apparecchi da diporto o sportivo, privi di motore, secondo le prescrizioni dell'attuale legislazione. I corsi comprendono lezioni teoriche e pratiche. Durante la fase teorica, gli allievi apprenderanno nozioni di aerotecnica, tecnologia e prestazioni degli apparecchi, tecnica di volo, meteorologia, elementi di navigazione, norme di circolazione e sicurezza, principi di legislazione aeronautica, elementi di medicina aeronautica
e norme di primo soccorso. In seguito, gli allievi prenderanno confidenza con i mezzi e le attrezzature. Impareranno a disporli per il montaggio, a trasportarli, ad apprenderne a terra la consistenza e le reazioni. Dopo aver effettuato le prime corse in pianura, controllando la direzione del vento, si tenteranno i primi voli da un pendio. Successivamente saranno possibili voli didattici accompagnati dall'istruttore che permetteranno di prendere confidenza con quote maggiori e tecniche di guida più avanzate. Infine, sempre assistiti da terra, gli allievi compiranno voli sempre più alti e quindi più lunghi, fino a diventare completamente padroni dei loro mezzi. Il volo libero, quello sognato da Leonardo, è una realtà alla portata di tutti e gli apparecchi che lo rendono possibile sono proprio quelli che Leonardo aveva disegnato, ma che la tecnica del suo tempo non gli aveva consentito di realizzare. Osservando la natura, aveva notato che gli uccelli volano con la testa in avanti ed il corpo orizzontale. E ancora nota come i grandi rapaci usino moderatamente le ali, veleggiando in cerca del vento che li sostenga. Quest'ultima constatazione gli farà dire: piglierà il primo volo, il grande uccello.